Mi sono scocciato di essere insultato per le gambe. Sì, basta. Quindi ho deciso di fare un video con una storytelling, una timeline in cui vi racconto tutto. E dopo vi spiego perché ho questo in mano. Allora, come potete vedere, ogni singolo video trovo sempre questi commenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potrei continuare all'infinito e basta. Basta, chiariamo un attimo questo argomento, così ci mettiamo una pressa sopra. Pressa, bravo, eh? Non sei stato scontato. Io questo mi aspettavo da te. Io mi aspetto sempre questo da te. Mi sei piaciuto. Non volevo quella parola e mi hai dato un'altra. Bravissimo. Inerente al discorso. Bravo, non c'ho qua, ora ci sono arrivato. Leg extension Ok, facciamo un attimino una timeline. Ok? Inizio ad allenarmi più o meno nel 2010. Il mio punto forte erano le gambe. Ero estremamente forte con le gambe. Io dovevo iniziare ad allenarmi, non c'era un rack per fare lo squat, dovevo staccare il bilanciere da terra, mettere dietro la schiena e fare lo squat. E era il mio esercizio preferito. Nel momento in cui, già dopo il primo anno di allenamento, arrivo a fare 120 kg di squat, che per chi si allena da un anno non è poco, però staccare 120 kg, appoggiare dietro la schiena e fare l'esercizio era diventato leggermente scomodo per me. E quindi inizio a cercare altre palestre che avessero un rack. Trovo la palestra e lì mi scateno e inizio a caricare come un animale. A circa 20-21 anni già riuscivo a fare lo squat con 220 kg. Cosa succede? Giustamente, se dai una Ferrari in mano a una persona che non sa portare la macchina, cosa succede? Che la chiava nel muro, tempo 2 secondi. No, non mi sei chiava, no, perché i miei follower sono... Ok, urterà il muro in tempo lampo. Tempo lampo, esattamente. Quindi io ero un ragazzino estremamente forte con le gambe, non avevo la tecnica, non avevo l'intelligenza, pensavo solo a spingere. Cosa è successo? In meno di 4 anni mi sono scassato tutto. Schiena, ginocchio, caviglie, cervello, gomito, tutto. Mi è rimasta un'articolazione sana, tutto. E quindi da qui poi, dopo il quarto o quinto anno, inizio ad avere molti problemi per riuscire ad allenare le gambe. Con la mia prima gara, come potete vedere da queste foto, le gambe erano il mio punto forte. Anzi, la parte superiore era piccolissima. Quindi geneticamente, mentalmente, mi è sempre piaciuto allenare le gambe, ho sempre avuto ottimi risultati. Però purtroppo ho commesso tanti errori nel mio percorso e questo ad oggi mi limita tantissimo. Più o meno dal 2014 al 2017 mi fermo e non alleno più le gambe, perché semplicemente mi ero rassegnato. Una leg extension a 5 kg, quindi vuota, non riuscivo più a fare nemmeno una ripetizione. Mea culpa, non ho mai indagato, un po' per il casino del lavoro, un po' per la mia immaturità, ho sempre trascinato queste lesioni senza andare ad indagare. E quindi lì, in quelle circostanze, mi risultava molto più comodo e facile fermare del tutto l'allenamento per le gambe. Finché poi da lì in poi, pieno di alti e bassi. Periodi in cui riesco ad allenarle, periodi in cui non riesco ad allenarle. E il problema di base, come potete vedere, ancora ad oggi riesco a spostare dei grossi carichi, ma il problema principale è che non riesco ad arrivare al cedimento, vicino al cedimento, perché mi arrivano prima dei dolori articolari. E quindi di base non riesco a stimolare tanto bene i miei quadricipiti al punto tale da portarli alla pari con la parte superiore. Però, perché ho questo in mano? Perché spesso da molti video, dalle prospettive, non si riesce a capire poi effettivamente, quindi sembra che abbia dei polpacci minuscoli. Ora ho deciso di farvelo vedere, ok? Quindi ora, polpaccio destro, contratto, abbiamo, vedi qua che elasticità, vedi? 45 centimetri. Ora tu, hater, prendi una di queste da tua nonna e vatti a misurare poi. Tutte le nonne hanno una di queste. Questo l'ho rubato da mia nonna 10 anni fa. Non si trovano più. E vatti a misurare i tuoi polpacci, così riesci a fare un piccolo paragone. Vabbè, ovviamente io non devo dimostrare niente a nessuno. Però una cosa che mi urta è quando io, che sono un professionista del settore, mi trovo un commento del genere, quasi come se io non volessi allenare le gambe per pigrizia, per qualche arcano motivo, sarei un... Un evasore di gambe. Evasore di gambe, madonna, amico. Sì. Sarei un evasore di gambe. Ma così, perché tanto le gambe non si fanno, che cazzo ce ne fotte. No, in realtà
per motivi ovvi non riesco ad allenarle, per motivi ovvi sono molto indietro. E quindi questo è un consiglio a voi: quando guardate il fisico di una persona, non dovete, ma ora non parlando di me, perché figurati, me ne sbatto altamente, però se guardi un ragazzo che magari non ha i polpacci, piuttosto che andare a criticare questo ragazzo, sai, non ha i polpacci, non ha le gambe, dovresti usare il cervello e cercare di capire effettivamente lui cosa fa prima di criticare. Magari quel ragazzo scassa i polpacci dalla mattina alla sera, lo allena bene, semplicemente non risponde bene, oppure ha avuto tante lesioni, non riesce ad allenarlo bene. Quindi ci sono tante cose da valutare, non dovete guardare solo la punta dell'iceberg. Io che faccio questo lavoro da 15 anni, trasformo le persone, so come allenarmi. Secondo voi non vorrei spaccarmi sotto uno squat con 300 kg e fare 10 ripetizioni? Vorrei tantissimo, ma purtroppo è molto brutto e frustrante provare ad allenare un qualsiasi gruppo muscolare e sentire fastidio e dolore articolare. Veramente è una cosa brutta, perché quando vado ad allenarmi, soprattutto la parte inferiore, già so che proverò solo dolori articolari. Per quanto possa provare a abbassare il carico, rallentare l'esecuzione e tutto, ho sempre questi problemi. Quindi questo è. Spero di aver messo la pressa di prima su questo argomento. Tu che magari mi segui, quando trovi dei commenti del genere, insultano. Va, fate voi, tanto ormai siamo una famiglia. Io spesso vi leggo che mi difendete, perché poi sono troppi commenti, non riesco a ripetere sempre la stessa cosa. Quindi c'è sempre uno dello squad Team Volpe che commenta al posto mio, e per questo vi amo. Ci vediamo al prossimo video, ciao.